Adesso abbiamo la parte delle esperienze, avremo circa 10 minuti per ciascuno e cominciamo con Lucia, che è anche animatrice del servizio scuola della comunità Papa Giovanni XXIII e che è maestra elementare, e adesso ci racconta la sua esperienza di educazione di scuola del gratuito. Mi hanno fatto osservare che la luce. No, la luce no, perché deve proiettare. Mi hanno fatto osservare che c'è un po' di brusio in sala, quindi vi pregherei di moderare la chiacchiera o farne addirittura a meno, anzi fatene addirittura a meno, così tutti possono sentire, perché in fondo hanno qualche difficoltà. Bene. Bene, buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Lucia e insegno nella scuola primaria. Oggi sono qui per raccontarvi semplicemente la mia esperienza. Ho proposto la pedagogia della scuola del gratuito 4 anni fa, quando ho iniziato la classe prima. Ho raccontato ai genitori il progetto, prendendo spunto dal manifesto della scuola del gratuito, che è quel libricino verde che avete dentro la cartellina, spiegandolo e chiedendo la loro collaborazione. E da lì sono partita. Insieme a una collega ho realizzato un questionario di conoscenza dove il genitore doveva raccontare il proprio figlio, doveva dire chi era e quali erano le sue caratteristiche. È vero, e tutte noi lo sappiamo, che molte informazioni le abbiamo dalle colleghe della scuola dell'infanzia, ma dal punto di vista del genitore no. E per me era importante, perché non conoscevo i bambini. Il risultato è stato sorprendente e veritiero. Ho usato i questionari molto spesso e li ho ancora tutti adesso, li restituirò alla fine della quinta. E da qui sono partita per costruire con loro una relazione. Ho dedicato molto tempo a questo aspetto, parallelamente alle attività didattiche vere e proprie. Ho imparato a conoscerli, a capire il loro stato d'animo, a cogliere nei loro atteggiamenti gioie e fatiche. Ogni situazione che si creava era caratterizzata dal dialogo. E qui, lo sappiamo tutti, è importantissimo il dialogo. Sappiamo tutti che il dialogo avvicina le persone, anche le più diverse, risolve i conflitti, elimina barriere, e la lista potrebbe proseguire. Sapere esprimere i propri sentimenti o saper dibattere non è facile per nessuno, ma quando si è piccoli, e questo viene in modo naturale e pacifico, perché ognuno si sente accolto, i risultati sono sorprendenti. Ogni individuo ha tante risorse che mette in gioco quando non si sente giudicato, ed ecco che l'errore nella mia classe è possibile. Sbagliare si può, anzi, se sbagli è meglio, così per me posso aiutarti a trovare altre strade o aiutarti a risolvere il tuo problema. E semplicemente la gratificazione per un lavoro svolto avviene attraverso un batticinque. E per chi sbaglia, il batticinque si fa 2 volte, perché nonostante tutto ci ha provato. Quindi anche la didattica e i programmi assumono un altro vestito, perché il bambino si sente libero di esprimersi. È il primo che propone argomenti originali e alle loro curiosità vanno date delle risposte, anche se si esce dal cosiddetto programma. Ad esempio, in classe prima ho voluto appendere alle pareti 2 cartine geografiche, l'Italia e il mondo, perché questi bambini hanno già girato più di me e sono stati i luoghi nei quali forse io non riuscirò mai ad andare, ma che loro vogliono documentare e raccontare agli altri. E quale mezzo migliore di una cartina mi aiuta a realizzare tutto ciò? Sì, è vero, oggi con internet si va dappertutto, ma comunicare esperienze, scambiarsi riflessioni personali o semplicemente toccare con mani, con internet non sempre si può fare. Quindi la classe diventa come un grande laboratorio dove gli alunni fanno esperienza in prima persona. In questi anni
non tutto è andato bene, ci sono stati intoppi e fatiche, ma i bambini sono cresciuti in autonomia e responsabilità e molte situazioni così di fatica sono state appianate grazie all'aiuto e alla collaborazione dei genitori. Quando ad esempio mi chiamano al telefono, questo lo racconto spesso, ma qui ho delle mie colleghe che possono testimoniarlo, posso tranquillamente lasciare i miei alunni da soli perché sono in grado di organizzarsi. Grazie a regole condivise e non calate dall'alto, ognuno svolge un compito. Ad esempio qualcuno ripassa una lettura, esegue un esercizio di ortografia o di matematica, tutte attività che rientrano sotto il nome di riempitempo. In queste situazioni tutti lavorano in silenzio. Se hanno necessità di scambiarsi una parola, lo fanno sottovoce, senza disturbare gli altri. Se qualcuno alza il tono, viene richiamato in modo educato. E in questo sono facilitati anche dalla disposizione dei banchi. Nella mia classe, infatti, i banchi sono disposti a gruppi e gli alunni ogni settimana cambiano gruppo. Ed è il gruppo, oltre al singolo individuo, che lavora e sono davvero bravi. Potrei farvi un altro esempio. Correzione collettiva di matematica. A turno un alunno alla volta va alla lavagna, esegue l'operazione a voce alta, i compagni lo ascoltano, se notano sbaglio, dimenticanze, lo avvisano e così via, il tutto anche da soli. Io ho scelto di non mettere nessun voto numerico, né di disegnare faccine, stampare adesivi o scrivere bravo, bravissimo. Ma questo non significa assenza di valutazione. E lo ripeto, non significa assenza di valutazione. E provo a spiegarvelo adesso. In prima e seconda i bambini non chiedono un voto, sono troppo piccoli, lo chiedono di più i genitori. Ma dalla classe terza alcuni bambini hanno sollevato la questione voto perché hanno fratelli e sorelle più grandi inseriti in altre scuole. Così è cominciata quella che anche prima Francuccio diceva, l'autovalutazione, grazie proprio a un mio alunno che un giorno, dopo aver eseguito un compito, ad alta voce esclama: ho fatto un macello, frase che sicuramente qualcun altro ha già sentito. Tutti noi sorpresi abbiamo chiesto spiegazioni e lui ha raccontato ai compagni che era stato poco attento alla consegna, che si era distratto più del solito e che in fondo non ne aveva neanche voglia. Ed ecco la prima autovalutazione. Da questo episodio, dopo la correzione di un compito, ognuno di loro si autovaluta e poi ne discutiamo insieme. Nessuno si sente emarginato o relegato in un numero, anzi, sono spronati a fare meglio. Lavorando in questo modo, ho potuto constatare che la mancanza di competizione e l'assenza del voto stimolano le persone a dare il meglio di sé. Può essere che voto e competitività per qualcuno sia uno stimolo a lavorare di più, non dico di no. A volte è anche una sicurezza per le famiglie. Ma in un'ottica di gruppo, l'approccio della scuola del gratuito fa emergere tutti, dal primo all'ultimo, anche chi è più chiuso o chi è segnalato, e trasmette nel profondo il concetto che non si studia per un premio, come il voto, ma per il gusto di conoscere. Però oggi così si parla sempre di bambini, ma non si parla mai delle colleghe, quindi oggi io vorrei spendere anche due parole riguardo alle mie colleghe, perché penso di aver sperimentato la pedagogia della scuola del gratuito anche nel mio plesso dove lavoro, perché ognuna di noi ha messo e mette a disposizione le proprie capacità. Ad esempio, grazie ad Anna, che è qui in sala, bravissima con i PC, meglio di un tecnico specializzato, ogni classe ha un TV fisso collegato a un PC che usa regolarmente per le attività didattiche come se fosse una lavagna multimediale. TV che abbiamo acquistato organizzando mercatini e grazie al contributo dei genitori. O Manuela, che in questi ultimi anni ha avuto in classe tantissime situazioni problematiche che l'hanno spinta a formarsi per sapere intervenire nel modo giusto e che aiuta tutte noi laddove nascono dubbi. O Franca, con il suo progetto internazionale di lingua inglese,
che ci aiuta a conoscere bambini, scuole, modi di vita di altre nazionalità. Simona, bravissima a disegnare e amante dell'arte, con la quale ho realizzato un progetto di scambio classe. E Serena, diplomata in strumento e che utilizza la musica e la motricità come linguaggio. Come vedete, tutti noi abbiamo qualcosa da dare e da mettere a disposizione. Più vado avanti nella mia esperienza di insegnante, più mi rendo conto che il docente non deve essere altro che un facilitatore di conoscenza, e questa non è una novità, lo diceva già Rogers. Non ha più senso e non è per nulla efficace insegnare come hanno insegnato a noi 10, 20, 30 anni fa. Scusate, bevo un po' d'acqua perché sono molto emozionata. Non sono abituata a parlare in pubblico. Il docente per me non deve essere più quello sul piedistallo della cattedra, proprietario e dispensatore di tutta la conoscenza, ma essere un agevolatore di conoscenza. Guardo Francuccio perché mi ritrovo nelle sue parole. Un agevolatore di conoscenza, dicevo, una persona che aiuta gli alunni a cercare le informazioni, a organizzarle, a trovare le relazioni tra i dati e i concetti, a sviluppare la capacità di ragionamento e l'autonomia, a prepararli ad affrontare lo sconosciuto e l'imprevisto. E il tutto funziona se è all'interno di una relazione vitale in cui l'autenticità e l'empatia giocano un ruolo centrale. In questo modo gli interessi e i talenti di ciascuno sono riconosciuti, apprezzati e quindi si impara con una forte motivazione personale. E sappiamo che imparare in questo modo è enormemente efficace. In questi anni ho cercato anche di documentarmi, ho trovato altre esperienze simili alla nostra. In Italia ne abbiamo tante, dalle Montessori, ma anche la pedagogia della lumaca, la scuola senza zaino, e anche all'estero. Gli esempi più eclatanti sono i sistemi educativi della Finlandia e della Danimarca, oppure pedagogisti quali Ken Robinson, David Perkins, Sugata Mitra. Se siete curiosi, segnatevi questi nomi, su internet li trovate facilmente. Ma chi rimane stasera, proietteremo un filmato proprio riguardo a loro. Sono arrivato in fondo, per fortuna. Sì, no, che bel tempo. Allora, io non sono qui per darvi una ricetta, assolutamente. Del resto sto imparando anch'io, e questo convegno, in fondo, vuole essere questo: un confronto aperto al mondo, a un mondo che cambia velocemente, che ci coinvolge tutti. Oggi come oggi è davvero importante confrontarsi e mettersi in gioco. Se ci state, come ha concluso Ferdi, se ci state, noi vi aspettiamo volentieri. Grazie. Ringraziamo Lucia. Adesso diamo la parola a Antonio Consonni della scuola di Orzinuovi, e che è stata un po' una sorpresa per noi avere, sì, una sorpresa, e anche Fabio Fossi abbiamo, mi dicono. Vedere un'esperienza partire in qualche modo dall'alto, perché non è stato qualche professore entusiasta a cominciare, ma è partita l'iniziativa è partita dalla direzione. Adesso ci racconteranno come. Dov'è che ci sediamo? Qui dove c'è... No. Mi sposti in qua? Spostati. Vabbè, abbiamo due. Va bene. Un po' di... Allora, tolgo l'orologio perché voglio fare 10 minuti. 5 sono i miei e 5 sono di Fabio, che è un genitore. Manca una docente, la maestra, perché purtroppo la nonna è stata male questa notte e non poteva lasciare. Però abbiamo lavorato per preparare le slide che adesso vediamo insieme. Saremo molto sintetici. Non è questo.
convegno gratuito Cerioli. Ecco, era solo per dirvi che saremo molto sintetici, però le esperienze in forma più diffusa le potete trovare sul blog della Scuola del Gratuito. Allora, io sono il coordinatore didattico di questa scuola paritaria Santa Paola Elisabetta Cerioli, che è stata una madre che poi ha dedicato la sua vita ai bambini orfani dell'Ottocento. Questa scuola è un plesso scolastico, ha l'infanzia, la primaria e la secondaria con circa 600 studenti. Siamo partiti da alcune considerazioni molto concrete che abbiamo fatto all'interno del collegio docenti della scuola primaria. Quindi il collegio docenti per noi diventa anche laboratorio di riflessione sui bisogni e i desideri dei nostri bambini. Notavamo da diverso tempo che questi bambini, fin dalla prima primaria, erano ossessionati dal voto e avevano alle spalle genitori molto esigenti per quanto riguarda i contenuti della scuola. Questa cosa qui ci preoccupava, quindi ci siamo interrogati. Qualche maestra ha incominciato qualche ricerca in internet, perché è successo proprio così. Abbiamo visto delle indicazioni molto utopiche nella scuola del gratuito e abbiamo incominciato a leggere alcuni articoli, alcuni testi. Subito durante l'estate, sono uno che osa, ho detto: ma chissà chi è questo Ferdinando Ciani, certamente non avrà il tempo da dedicare a noi, E invece mi ha risposto molto gentilmente e ci ha dato alcune indicazioni. E quindi noi da qui siamo partiti. L'anno scorso abbiamo fatto la prima esperienza con la prima primaria, quindi tutte le maestre, il gruppo delle maestre della prima primaria ha adottato appunto il sistema della scuola del gratuito, che per noi è consistito proprio nel appunto lavorare senza la preoccupazione dei voti e soprattutto nel valorizzare la cooperazione e la collaborazione degli studenti all'interno della classe. In questo processo, come è nello stile della nostra scuola, abbiamo coinvolto i genitori, nel senso che i genitori hanno la possibilità appunto di vedere i voti sul registro informatico, ma abbiamo detto ai genitori di non dire mai ai loro alunni i voti che prendevano, ma di commentare insieme ai loro figli, commentare le valutazioni che adesso vi faccio vedere, che le maestre davano durante appunto le ore scolastiche. Ho saltato un po', così ho fatto una sintesi già veloce, Guardi, vado avanti. Quindi, che cosa abbiamo sperimentato? Siamo alla terza slide. Allora, come docenti abbiamo sperimentato questa cosa. Primo, i bambini molto più sereni. Secondo, i bambini più motivati nell'apprendere. Terzo, i bambini che non si sentivano giudicati in quello che facevano. Quarto, sviluppo della collaborazione tra bambini. Sono dati reali questi, quindi vi confermo tutte le cose che abbiamo sentito precedentemente. In tutto questo, le nostre strategie. Quindi sul quaderno non compare più alcun giudizio, bravo, bravissimo, benino. L'insegnante corregge e scrive la sua iniziale, spesso con un cuore vicino. Ogni quaderno concluso riceve una smile che premia l'impegno e l'ordine. Qui ci differenziamo da Lucia, ma è giusta la differenza. Per quanto riguarda le verifiche, linguaggio sempre in termini positivi. Le verifiche sono delle esercitazioni in classe, non è più la verifica è che ci mette paura, ma è il momento in cui si lavora da soli. Guardate il linguaggio, le valutazioni sono: ha imparato, oppure puoi migliorare in questo aspetto, esercita di più in quest'altro aspetto. C'è una pulizia di linguaggio che è davvero molto bella. Aria di montagna, fine, si respira. E questa cosa qui, questi bambini la sentono. Alla consegna della pagella, per noi febbraio e giugno, e poi abbiamo una scheda educativa a metà del quadrimestre, a novembre ad aprile, l'alunno
riceve una lettera personale a nome di tutti gli insegnanti. Questa lettera viene consegnata alla presenza del genitore e viene letta alla presenza del genitore. Qui vi ho riportato i tre modelli di lettere che noi diamo ai nostri alunni. Passo la parola a Fabio. Dopo la conclusione. Buonasera a tutti. Intanto da genitore fa veramente piacere vedere quanta gente usa il proprio tempo per migliorare le generazioni future. E con quello che si sente in questi giorni ai telegiornali, si legge sui giornali, sinceramente un genitore non ci avrebbe scommesso poi così tanto. Io sono in sostanza il rappresentante di molti genitori, quindi parlo un po' a titolo non solo personale ma anche di altre persone. E quando padre Antonio ci ha detto che avrebbe iniziato questo progetto della scuola del gratuito, qualche genitore ha cominciato a fare la ola perché pensava che non avrebbe più dovuto pagare la retta della scuola, ma poi ha detto mira il dito. È stato però inizialmente spiegato quasi come un gioco e in realtà l'apprendimento e la scuola dovremmo ricominciare a pensarla come un gioco, perché imparare è una bellissima esperienza. I nostri bambini hanno cominciato ad andare a scuola e nelle prime settimane ho notato il passaggio pesante tra la scuola dell'infanzia e la primaria, io la chiamo ancora elementare però. Alcuni bambini hanno cominciato ad avere dei tic e la cosa mi ha spaventato veramente tanto. Dopo qualche settimana di questa terapia, invece, i bambini erano, compreso mio figlio, assolutamente tranquilli, al contrario dei genitori che non avevano ancora capito di che cosa si trattasse, e tutto cominciava a svolgersi per come avrebbe dovuto essere. Le maestre erano diverse da quelle dell'infanzia, ma erano una figura inserita all'interno della classe. I bambini stranamente avevano perso qualsiasi tipo di competizione, hanno cominciato ad aiutarsi naturalmente, anzi chi restava indietro, anche se era notoriamente più dotato degli altri, aveva il gusto di aiutare gli altri e di chiedere aiuto nel caso in cui si trovava in difficoltà. Detto dagli insegnanti o da chi ha parlato prima di me, è naturale, però vi posso assicurare che sentito dire dal bambino è tutta un'altra cosa. Sapere che io mi sono fatto aiutare da o ho aiutato, e non leggere negli occhi e nelle parole la competizione, la concorrenza, l'ansia da prestazione, come si direbbe, è veramente una grandissima soddisfazione. I bambini lavorano di più. E questo è lo scopo e il godimento di ogni genitore, vedere che anche i bambini fanno fatica, ma in realtà non fanno fatica. Svolgono il lavoro in maniera naturale, tranquilla. E ho sentito dire prima da chi mi ha preceduto che alcuni soggetti, alcuni bambini che teoricamente potevano essere un problema, un rallentamento, nella classe di mio figlio, e questo ve lo dico perché l'ho vissuto, questa persona, questo individuo che teoricamente avrebbe potuto disturbare, è diventato il fulcro, o quantomeno non è stato per niente un problema. All'inizio era visto in maniera strana, dopo i bambini, in maniera molto più naturale di quanto non siamo capaci di fare noi, hanno cominciato ad aiutarlo e ad imparare delle cose che prima non avrebbero mai magari neanche immaginato. Ed è vero che la diversità è un modo per arricchirsi, e noi lo abbiamo proprio constatato. È stato più difficile spiegare ai genitori che una situazione del genere poteva essere un dono per i nostri figli, perché i nostri figli non hanno avuto nessun bisogno di spiegazioni. Arriverà il momento in cui ai nostri figli dovremo spiegare, dovremo dire che comunque nella nostra società, purtroppo, ahimè, c'è una competizione che è fatta al ribasso, cioè peggio ti presento, più ti bastono,
più sono bravo. Io credo che a mio figlio non spiegherò questa cosa. Se sarò in grado di dargli gli strumenti per cavarsela da solo, per fargli arrivare il messaggio che un equilibrio se lo può trovare da solo, perché ha gli strumenti sufficienti per capire un problema di matematica, per accettare le sconfitte, eccetera. Io credo che non avrò bisogno di spiegargli altro. Mio figlio ha preso un 5, degno figlio di suo padre, perché sapeva benissimo quali erano le parti dell'orecchio, ma le ha messe random, è molto naif. Dopo tre massaggi cardiaci alla mamma, che ha visto il voto, il bambino ha detto sì, io le so, però ho sbagliato. E questo rientra nell'autovalutazione. I bambini sono così bravi a giudicarci e non hanno bisogno di qualcuno che li giudica, secondo me. E quindi da genitore dico che la scuola può essere migliore di quello che è, e sono convinto lo sia, perché sennò non sareste qua. Non mi aspettavo questa grande capacità di cambiamento interno alla nostra scuola, e sono molto felice che mio figlio e altri ragazzi possano avere questa opportunità. E come voi avete avuto l'opportunità dei vostri maestri, probabilmente voi sarete maestri per i nostri figli. Grazie. Due battute per concludere. Allora, il nostro progetto futuro è... Stiamo lavorando e ragionando, perché lavoriamo molto come docenti di tutta la scuola sul fatto di raccordare e quindi qualificare la scuola tutta, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, secondo il sistema della pedagogia del gratuito. Quindi è vero che l'esperienza è partita con la scuola primaria e stiamo portandola avanti gradualmente, però la nostra prospettiva è di farlo diventare sistema della scuola tutta. Seconda cosa, stiamo ragionando di inserire gradualmente i voti, perché evidentemente la scuola del gratuito ci propone una prospettiva di vita che è quella, secondo me, unica, essenziale, ma la nostra società è dentro in un sistema della logica del profitto, e dobbiamo imparare comunque a vivere con la pedagogia del gratuito in una società che è impostata in questo modo, e vogliamo quindi che i nostri alunni, studenti, siano attrezzati per questo. Terza cosa, noi siamo molto sotto osservazione, perché appunto i genitori pagano, anche se non è una scuola di ricchi, però abbiamo sempre molto presente che quando escono da una scuola paritaria, noi dobbiamo tenere presente che questi alunni debbano raggiungere alcuni livelli, alcune competenze, proprio per tutti quei problemi che anche voi conoscete. Ultima scheda. Ringrazio chi ha avuto l'intuito di questa cosa qua. Io penso, ma lo hanno rilevato i relatori precedentemente, che alla scuola dobbiamo dedicare le nostre energie migliori, perché il futuro di una società dipende da come educhiamo i nostri figli all'interno della scuola, ma proprio per un dato molto semplice, che passano più tempo a scuola che non in famiglia. Quindi noi siamo molto consapevoli di questa cosa, e siamo molto contenti quando vediamo i nostri ex alunni che ritornano, che diventano educatori, che diventano maestri, che diventano professori, con tutto un bagaglio che hanno maturato nel corso degli anni. Quindi vediamo che quello che stiamo impostando è una cosa che ha un ritorno davvero molto grande. Quindi siamo sempre più convinti, e questo lo operiamo anche nella vita quotidiana, che il passaggio è dalla logica del profitto alla logica del dono e della gratuità, passare dalla logica dello spremimento alla logica della generatività, dalla logica dell'autoreferenzialità alla logica della collaborazione. Penso che se noi attrezziamo i nostri figli, studenti, a questa cosa qua, faremo loro il più bel regalo della vita. Tutti i nostri docenti sapevano che oggi saremmo stati qua, e quindi anche a voi auguriamo un buon inizio di un anno scolastico. Questi sono tutti i docenti della nostra scuola.
Benissimo, allora passiamo la parola agli alunni, qui ne abbiamo quattro, qui ho quattro nomi, Esther, Federico, Giulia e Valentina, va bene, casomai vi presentate brevemente, dite che scuola avete frequentato, da dove venite, eccetera. Parte Esther. Sì, sì. Così? Ok. Si sente? No, cade. Aspetta. Ok, lo tengo fermo. Okay. Ok, ciao. Io mi chiamo Esther, ma non porterò la mia esperienza, bensì quella di Chiara, che non può essere qui oggi, dopo lo saprete perché, ma ci teneva tanto a dire la sua su questo argomento. Ciao, mi chiamo Chiara e ho 19 anni. Attualmente vivo a Santiago del Cile perché sto facendo un'esperienza di servizio civile all'estero. Vivo in casa famiglia e lavoro in un progetto per sordi della comunità Papa Giovanni XXIII. Da sempre penso che l'istruzione e la cultura siano elementi fondamentali nella vita di una persona. Sono sempre stata una studentessa modello, ovvero buona condotta e voti alti. Nonostante questo, la mia esperienza scolastica non è stata affatto semplice. Anzi, ho passato diverse difficoltà che hanno contribuito a scegliere di allontanarmi momentaneamente dall'ambiente scolastico. Ho frequentato il liceo linguistico a Rimini e fin dal primo anno mi sono appassionata alle lingue, grazie anche all'amore che i miei professori trasmettevano durante le lezioni. Ho scoperto che la passione alimenta passione, o perlomeno fa vivere le lezioni in maniera diversa. Per questo, durante gli anni, ho avuto piacere di seguire in modo speciale materie che pensavo non mi appartenessero, come per esempio matematica e fisica. Ringrazio sempre di aver avuto professori che mi hanno trasmesso qualcosa che va oltre le nozioni, che va oltre ciò che richiede la scuola italiana. Dal mio gruppo insegnanti mi sono quasi sempre sentita capita nei limiti, ma soprattutto nelle capacità. Il fatto di avere chiaro l'importanza che aveva e che tuttora ha l'istruzione è stata una fortuna, ma d'altra parte ha fatto scaturire molte discussioni, sia col corpo docenti, sia coi compagni di classe. Nel momento in cui vedevo ingiustizie, poca voglia di fare, poca voglia di insegnare, poca voglia di credere nella scuola, mi sono sempre fatta sentire. E per questo alcune persone, soprattutto ai piani alti, mi hanno percepita come una studentessa scomoda, ma in fondo io chiedevo solo una scuola giusta, chiedevo una scuola che mi preparasse per il meglio. In tutta questa confusione però sono riuscita a costruire bellissimi legami che ancora oggi vivono e mi sono preziosi più che mai. Parlo di legami con due professoresse. Con entrambe ho passato momenti di confronto e di sostegno che hanno contribuito alla mia crescita personale. Relazioni che andavano oltre i banchi di scuola, ma questo non influenzava affatto la professionalità nelle ore di lavoro. Parliamoci chiaro, se meritavo un'insufficienza, nessuna delle due si tirava indietro, anche perché, per fortuna, nessuna delle due ha mai dato tanta importanza ai voti. Voti che sembrano ossessionare la scuola di oggi. Professori che vivono nell'ansia di avere tot scritti al mese, tot orali al mese, pensare ai voti di chi deve recuperare, pensare ad avere voti di scorta, pensare ad avere voti buoni, perché guai se rimangono studenti che hanno tutti i voti insufficienti. Voti che fanno passare la voglia di insegnare, eppure la voglia di studiare, credetemi. Per questo, solo ora che ho terminato gli studi, mi rendo conto che tutto quello che mi è rimasto in testa non sono nozioni per le quali avevo preso voti alti, ma sono cultura, che andava oltre. È quello studio davvero gratuito, quel sapere che va oltre al merito, perché sa che quest'ultimo conta davvero poco. Mi sento quindi di poter dire due cose fondamentali. La prima è che noi studenti non siamo stupidi e nemmeno passivi. La nostra posizione nell'ambiente scolastico deriva per buona parte dalla famiglia e per buona parte dall'esperienza passata negli anni, ma una fetta molto importante ce l'hanno proprio i professori.
Noi studenti osserviamo e il più delle volte agiamo di conseguenza. Non a caso capita che i professori si ritrovano ad avere posizioni differenti con la stessa classe. Ci sono prof con i quali ti puoi permettere di fare a modo tuo. Ci sono prof con cui nemmeno ti viene in mente di fare a modo tuo. Quindi il mio consiglio è di stare attenti a come vi comportate, a come insegnate, a quello che dite, a quello che trasmettete. Avete un potere enorme su di noi. La seconda cosa viene di conseguenza. Non so se sapete, ma in Giappone le uniche persone che possono non inchinarsi all'imperatore sono proprio gli insegnanti. Questo dovrebbe far capire, almeno in minima parte, quanto è onorevole il vostro lavoro, ma soprattutto la responsabilità che avete su noi ragazzi. State crescendo e istruendo persone che si ritroveranno a convivere con i vostri figli o i vostri nipoti. Siamo noi il futuro, e questo è vero. Tutti si lamentano della nostra generazione, ma ricordatevi che siamo anche frutto di almeno 13 anni di scuola su 19. Non è poco. Per questo, io sono sicura che la scuola possa salvare il mondo, e non lo dico tra virgolette. Mi basta pensare e vedere l'istruzione qui in Cile per confermare quello che ho appena detto. La scuola può, anzi deve essere il luogo dove impariamo a gestire le relazioni. Impariamo l'educazione, il rispetto dell'altro, impariamo a volerci bene e ad aiutarci. Impariamo a gestire le emozioni, impariamo a confrontarci, a chiedere aiuto. Impariamo a fidarci, impariamo in poche parole a vivere. Voi potete fare qualcosa di grande e unico. Innamoratevi ogni giorno del vostro mestiere, perché davvero può salvare vite, può creare un mondo migliore, può creare persone migliori, può fare miracoli. Credeteci con tutti voi stessi, ne vale davvero la pena. Brava Esther per come hai letto il testo di Chiara, che era molto bello e l'hai reso molto bene. E passiamo a Valentina, che adesso ci dice chi è, in due parole, poi ci dice la sua esperienza. Io sono Valentina, sono di Pesaro. Alle medie ho avuto l'opportunità di, grazie al professor Ciani, di provare l'esperienza della scuola del gratuito. E volevo raccontarvi la mia esperienza sia alle medie che adesso alle superiori. Quando cominci le superiori hai 15 anni e pensi che per 5 anni la tua vita è la tua vita a posto, perché nel futuro sai che dovrai andare a scuola, e 5 anni sono tantissimi. Poi il tempo passa velocemente e ti ritrovi in quarta e in quinta che sì, sai, hai qualche idea, ma non è niente di certo. E quindi vorrei che la scuola si potesse vivere nel miglior modo possibile. Vorrei una scuola dove non vieni giudicato né dai professori per il tuo andamento scolastico né dagli altri tuoi compagni. Io fortunatamente questi anni superiori sono stata l'unica ragazza in una classe tutti maschi. E anche se all'inizio è stato parecchio difficile, perché venivo da una classe dove eravamo più femmine che maschi e mi sono ritrovata in una classe a essere l'unica. Però ho sempre detto, preferisco una classe di 20 maschi che di 20 femmine. Col tempo i rapporti sono sempre migliorati. Adesso siamo una classe unita e spesso ci vediamo anche fuori da scuola e il nostro andamento scolastico non ci tocca. Siamo compagni e siamo anche amici. Spesso a scuola i prof ci sommergono di nozioni senza spiegarci il perché o farci capire esattamente come funziona qualcosa.
Quindi noi non riusciamo a ragionarci sopra e non riusciamo poi a capire o a mettere in pratica questo ragionamento in altre questioni, in altri avvenimenti nella nostra vita. E spesso ci giudicano e se sei sul 4 non farei mai nulla nella vita, e invece se sei sull'8 allora hai un grande futuro. E invece non è così. E spesso a causa di questi voti si smette di studiare perché appunto convinti che non farai niente nella tua vita, e quindi è inutile impegnarsi per poi non aver nulla. Invece non ci dovremmo demoralizzare così, anzi dovremmo andare avanti convinti che tutto serve nella vita e tutto prima o poi porterà i propri frutti. Alle medie, grazie al professor Ciani, ho potuto appunto sperimentare la scuola del gratuito con tantissime esperienze, come l'orto, dove quando potevamo uscivamo a coltivarlo, a vedere come le piantine crescevano, oppure una volta al mese uscivamo e andavamo nei parchetti vicino a scuola a vedere come nel corso delle stagioni la flora e la fauna cambiassero, mutassero il loro numero e anche come specie che ci sono d'estate, non ci sono d'inverno o in autunno. E a scuola ogni mese ci dividevamo i compiti, una volta al mese due persone facevano il capoclasse e due controllavano i compiti. Ci facevano dei laboratori, una volta al mese tutti quelli nati in quel mese andavano di sotto una cucina della scuola, una cucinetta piccolissima, però preparavamo la merenda per tutti e poi festeggiavamo il compleanno tutti insieme. Ed era bello, parecchio. Poi per non perderci d'estate ci incontravamo un paio di volte tutta l'estate e facevamo i compiti tutti insieme. Così ci confrontavamo e vedevamo dove eravamo arrivati e ci aiutavamo a vicenda. Questa è la mia esperienza e grazie a tutti. Un grazie a Valentina che ci ha dato una testimonianza molto sincera e molto spontanea, molto anche nella sua freschezza, molto bella. Adesso tocca a Giulia. Mi senti? Ok. Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 19 anni, ho appena finito il liceo scientifico a Rimini, quindi mi sono maturata quest'anno, però purtroppo quando sono uscita dalla scuola, finito il mio orale, ho detto finalmente è finita. Ma non è una cosa positiva, cioè se uno dice dopo 5 anni di scuola finalmente è finita, cambio, non è una cosa sicuramente positiva. Ecco, quindi avrei voluto, nella mia scuola avrei voluto la scuola del gratuito. Ecco, se ci fosse stata sarebbe stata forse un'avventura su tanti aspetti migliore. E vabbè, quindi sono pronta per iniziare il mio cammino universitario. Diciamo che mi racconto la mia esperienza, che sono stata, diciamo, in particolare più il liceo, che è quella l'età che mi ricordo di più e che ho vissuto più in prima persona essendo più grande. E vabbè, io vengo dal liceo scientifico di Rimini, ho sempre avuto buoni voti, quindi diciamo una studentessa modello, possiamo dire, quindi da quel punto di vista non ho mai avuto problemi. Però nello stesso tempo sono sempre stata una studentessa che non è che avevo solo i voti e basta, cioè volevo una scuola abbastanza, che fosse una scuola giusta, e soprattutto perché avendo rapporto con i miei compagni mi rendevo conto che i professori non ti trattavano allo stesso modo. E quindi questo, confrontandomi spesso con gli altri miei compagni della mia stessa età, ci rendevamo conto che c'erano molte ingiustizie a partire dai professori spesso, ma anche da noi.
e dal sistema in generale, sicuramente, questo non aiuta. E, vabbè, io cambiavo professore, in media ho cambiato professori, cioè due professori nuovi all'anno avevo, e quindi ogni anno c'era comunque un adattarsi a un metodo nuovo, a un approccio che ogni professore ha con gli studenti, e sia giusto ma anche con alcune note da criticare spesso, no? E, però ci siamo sempre abituati, quindi anche questo non eravamo mai fermi agli stessi professori, no? C'era sempre una sfida nuova ogni anno. Questo ci ha permesso sia di entrare in relazioni con persone, con professori veramente, veramente in gamba, che ci hanno fatto amare le loro materie, proprio a tal punto che anche materie a noi spesso ostiche, no? Invece diventavano delle materie molto interessanti perché c'erano metodi alternativi, non solo il metodo interrogare, spiegare e voto. E però spesso invece è brutto dire, ma ci sono anche professori, e io ne ho incontrati nella mia carriera, che invece il loro lavoro non lo amano più, che sono professori standard, quindi che arrivano, spiegano a pappardella un libro o le solite cose, se poi ti confronti con gli altri compagni sulle stesse esempi, le stesse cose che dice ogni anno nella stessa maniera, quindi tipo macchinetta, no? E che interroga, chiede le stesse cose, spesso fa le stesse verifiche, quindi c'è proprio una cosa ripetuta, e quindi ti informi, no? Dici, vabbè, è giusto perché ci sei, no? Dici un po' come va, qual è? E poi tac, ti trovavi il tema nella stessa maniera e dici, beh, almeno mi sono informata, e poi ti davi i voti, no? E quindi questo. E mancava sicuramente quello che è l'aspetto fondamentale della scuola, cioè il dialogo e il rapporto di fiducia tra insegnante e professore e studenti, no? Andare oltre quella facciata da professore, quindi quell'autorità che è, giustamente, ma allo stesso tempo è una persona dietro, no? Dietro il ruolo del prof. E con alcuni insegnanti questo è stato possibile, quindi riuscire a fare anche discussioni extrascolastiche con argomenti extra, diciamo, e quindi creare un rapporto proprio di fiducia, no? Capire che l'altro è una persona che non ha la verità in tasca, che non scende dall'alto, ecco, ma che anche lui ha avuto il suo percorso di studi, spesso burrascoso, e che quindi ti puoi relazionare una persona così, no? Ma invece professori in cui anzi hai paura, non ti puoi neanche rivolgere, dici, oddio, adesso devo andare a parlare con quel professore, oddio, cosa mi dice? E quindi questo, però ci sono state entrambe le cose, però rileggendo un po' tutta la mia esperienza mi rendo conto che sono stati più i professori carabinieri che i professori invece che sono venuti più incontro a noi, no? E sicuramente penso che il sistema scolastico italiano non aiuta a fare questo, perché io entro il primo, mi ricordo quando entravo tipo il 15 di settembre, siamo già indietro con i programmi, ma come? Non è ancora iniziato, come siamo già indietro? Eh sì, e quindi le corse, no, non possiamo fare questo, no, saltiamo l'ora, non si può, tutto questo, voti, mi ricordo solo voti, continuamente verifiche, e che te dici, mamma mia, un attimo, cioè... E dietro a quel voto io mi sono sempre, cioè, ho sempre dato da, cioè, discutere il mio professore dicendo, dietro a quel voto non c'è solo un voto, c'è una persona, no? E io mi ricordo piante di miei compagni a Fiume perché prendevano un 4,5, ma non solo perché non avevano studiato, ma perché dietro c'erano problemi in famiglia, c'erano tante cose che però te professore, se non hai un dialogo con noi, non potrai mai sapere, no? Ti limiti a quel voto e basta. Quando quel voto, io gli ho sempre detto, dietro a quel voto c'è una storia, c'è un nome, c'è un volto, no? E che soprattutto all'età delle superiori, che comunque è un'età cruciale, dove sei più capace di intendere sia i problemi che hai in famiglia, tutte queste cose qui, è un'età in cui il voto ti ammazza, anche lo studio, la volontà ti ammazza completamente, io penso, ma anche chi è volenteroso, che parte già positivo, il voto ti ammazza. E quindi io, che partivo volenteroso, sono arrivata dopo 5 anni, certo, capire che tutto quello che studiavo era qualcosa per me, per il mio bagaglio, ma molti miei compagni questo salto non l'hanno fatto. E nello stesso tempo io, che ho cercato di fare questo salto, capire che tutto quello che imparavo era mio bagaglio personale, mia crescita, però sono uscita dal 5° anno di superiore dicendo basta. Gloria a Dio che sono finite le superiori, ho detto basta. Perché le ingiustizie... Cioè, mi ricordo molto spesso, comunque ho chiari e lampanti esempi di professori che invece che aiutare gli alunni con critiche costruttive, essendo la scuola un luogo dove deve formare, educare, perché questa è la sfida, no? Noi saremo i giovani del futuro, saremo gli uomini del futuro, no? E saremo noi coloro che saremo i cittadini, saremo chiamati poi andare a votare, a prendere delle decisioni, no? E quindi
a metterci in prima linea. E quindi la scuola deve formare, deve educare, ma allo stesso tempo, quindi con critiche costruttive, ma mi rendo conto anche che ho chiari, appunto, ripeto, degli esempi in cui i professori invece andavano molto giù pesante con i miei compagni, tant'è che arrivavano ad essere ignoranti, veramente, a non rispettare comunque e a non chiedergli in realtà cosa c'era dopo rispetto a quel voto, rispetto a quell'impreparazione, che per carità, alcune volte perché non erano veramente preparati, non avevano studiato, però altre volte invece... E quindi questo sicuramente non ha aiutato. E quindi io penso che nello stesso tempo, non creando il rapporto spesso, e quindi con questa corsa continua per stare dietro al programma, per non rimanere indietro, anche tutte le lezioni extrascolastiche o comunque argomenti extrascolastici sono stati persi. Io mi ricordo minuti di silenzio, dopo il minuto di silenzio, bene, continuiamo con matematica, ma perché abbiamo fatto il minuto di silenzio? Qualcuno ce lo spiega, ce lo può dire? Se non ti informavi te... Nessuno ci spiegava niente spesso, no? Perché? Perché erano professori che avevano solo 2 ore a settimana, che erano indietro col programma e che non riuscivano a stare dietro, no? E quindi e anche da parte loro sentivi spesso la sofferenza rispetto a questo. E quindi noi alunni lo sentiamo, ma penso anche voi professori, perché è inevitabile. E quindi anche questo arricchimento dal punto di vista dell'extra, no? Del non solo programma, ma dell'attualità, che secondo noi appunto è veramente importante, perde, non c'è stato, cioè almeno se non perché io sono curiosa di mio, però questo, quindi io penso che questa è stata la mia esperienza, la scuola è una qualcosa di positivo, però nello stesso tempo bisognerebbe passare veramente dalla logica del profitto a quella del gratuito, perché solo così si riuscirà a invogliare i giovani a studiare di più, no? E a vedere il bello dell'imparare, dell'educazione in generale, ecco, questo. Sente? Ok. Ciao a tutti, sono Federico, ho 18 anni e quest'anno ho finito... Sì. Vai. Mi sono già emozionato, ci vede troppo. Ok, ho finito il liceo scientifico a San Marino e a fine del mese inizierò l'università. In tutti questi anni, e parlo particolarmente agli anni del liceo, ho realizzato come molti professori ancora non capivano il senso più profondo dell'insegnare. Infatti insegnare deriva dal latino insegnare, formato da appunto in più segnare, dove segnare significa appunto segnare, imprimere. Quindi l'insegnamento non è solo una trasmissione di sapere, ma imprimere nel ragazzo un metodo di vita, di approccio alla realtà che va oltre lo studio e oltre la conoscenza. Molti insegnanti infatti considerano l'insegnamento come appunto semplice trasmissione di sapere e quindi lo studente diventa un computer che riceve miliardi e miliardi di input da cui si aspetta anche un certo output, ma in questa confusione, però appunto questo crea confusione e l'errore diventa comune e lo studente diventa quello che non studia oppure quello che non ci arriva. In sintesi ciò che non viene insegnato appunto secondo la mia esperienza è l'incoraggiamento, la passione e soprattutto la libertà di sbagliare. Quest'ultima è molto importante per me perché durante la mia esperienza scolastica con molti professori non mi sono mai sentito e dico mai sentito libero di sbagliare appunto. Infatti ogni volta che provavo a alzare la mano avevo paura che un certo professore si infastidisse oppure mi si arrabbiasse e questo è capitato e quindi a un certo punto stavo zitto e cercavo le mie... Tenevo le domande per me e internet era il mio punto per rispondere, appunto. E così io credo che in una scuola questa libertà di sbagliare deve essere rispettata, perché condiziona molto lo studente e soprattutto per come l'ho vissuto io mi ha pesato molto. E accanto a questa libertà di sbagliare ci vuole sicuramente il passo successivo che è l'incoraggiamento. Infatti, fatto uno sbaglio, secondo me lo studente deve poter essere aiutato dagli insegnanti e non essere giudicato, imparando così ad essere se stesso e non portatore di una maschera, appunto, solo per paura del giudizio degli altri. E questo porterebbe, secondo me, per lo studente una maggiore accettazione di se stesso e anche dei propri limiti, preparandolo anche per un mondo che non ha pudore nel giudicare. E quindi però libertà e libertà di sbagliare e incoraggiamento devono essere uniti alla passione, infatti l'insegnante deve saper creare passione in modo tale che gli studenti liberino la propria creatività. Ad esempio io sono uno strumento del conservatorio e in conservatorio ti danno un pezzo, ti suoni quel pezzo, buona, però
quando è arrivato il mio momento di suonare senza un pezzo, lì mi sono bloccato perché non sono mai stato abituato appunto a dare del mio, e questo bloccava completamente la mia creatività. E questa perché la creatività viene vista come diversità e la diversità non viene considerata e viene incompresa completamente, secondo me. Un'altra grande pecca che ho incontrato nella mia esperienza scolastica è il famoso fenomeno del giudizio della prima impressione. Infatti tutti gli insegnanti si fanno naturalmente un'idea del ragazzo, normale, è impossibile essere imparziali, però molti, almeno per la mia esperienza, hanno tenuto questo giudizio costante per 5 anni del liceo scientifico. E quindi se vieni... E quindi se vieni preso bene, i voti alti, sei a posto, stai zitto e vai avanti, meglio così. Ma come nel mio caso è successo, se tieni i voti bassi dopo lì un po' ti dà fastidio. E così mi sforzavo, avevo un voto che andava dal 6 al 7, mi sforzavo sempre di arrivare all'8, ma non ce l'ho mai fatta. E quindi a un certo punto ho detto basta, mi arrendo, tanto se provo a contestare ancora i voti faccio incavolare la professoressa che pensa io sono quello che contesta eccetera, e i miei voti diminuivano. E quindi ho detto fatto basta, sono arreso e così. E questo l'ho vissuto io, ma l'ho visto anche in molti miei compagni di classe che vivevano la stessa cosa. Quelli che prendevano voti bassi, chiaramente. Ma se volessi... Io non lo so. Se volessi adesso descrivere però con una parola la mia esperienza scolastica, direi giudizio. Perché ciò che io ho visto e ho vissuto è stato solo giudizio. E questo si incarna completamente nel voto. Il voto infatti è l'espressione più alta di un sistema sbagliato che punta a valutare l'apparenza e non la sostanza. Infatti chi memorizza meglio la paginetta o un concetto prende voti alti, ma magari dietro non ha capito, basta memorizzare. Ad esempio a me non mi è mai piaciuto imparare a memoria qualcosa perché non ci riuscivo e perdevo troppo tempo e quindi non avevo voglia di perdere tutto questo tempo. E non l'ho mai fatto, cercavo di capire le cose e scrivere quello che capivo, e questa, se alcuni professori consideravano una qualità, molti altri la consideravano una pecca perché non scrivevo la paginetta che c'era sul libro e quindi non l'avevo capito. E, ad esempio, anche materie come matematica e fisica sono diventate materie da memorizzare per gli studenti, materie che di memoria non possono essere memorizzate perché bisogna appunto ragionare. Infatti quelli che imparavano memoria, matematica e fisica avevano risultati scarsi appunto, e quindi questo insegna come noi studenti siamo abituati ad imparare a memoria le paginette, i concetti eccetera, senza capire il perché, e così il ragazzo subisce quasi un lavaggio del cervello, impara e basta senza conoscere, senza sapere perché non capisce, tanto agli insegnanti va bene così. Basta avere il votino e sei a posto. Ma nonostante tutto, nella mia esperienza scolastica ho incontrato gli insegnanti che hanno saputo creare passione, ma soprattutto, cosa importante, relazione. Infatti, alcune lezioni, diverse lezioni con diversi insegnanti sono diventate lezioni interessanti, anche perché la relazione c'era, il dialogo c'era e tutti, almeno alcuni, tutti erano liberi di sbagliare, liberi di poter dire la propria opinione, senza aver paura dell'insegnante, appunto. Liberi di essere se stessi, e per quindi la relazione fra studente e singolo insegnante deve essere molto importante, deve essere curata. Probabilmente sono stato un attimo un po' duro, ma ciò che ho detto deve servire a voi insegnanti per capire che il sistema scolastico è ormai vecchio e sbagliato, secondo me, e voi, solo voi insegnanti, potete trovare una soluzione per cambiare, ma ci vuole coraggio e bisogna provare. Come diceva Seneca, non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Allora, grazie a tutti e quattro. Adesso chiamiamo su Carolina. Restare, va bene, adesso ti metto il computer. Ecco, che dunque qual era il tuo funzionava il key, sì. Dunque, se... Sì, così lo giro. Sì. Ti presenti così. Sì, faccio io. Però questo è l'ultimo. Allora,
Aspetta che vado. Dai, che l'ultima. Ecco. Buonasera a tutti. Sono molto felice di parlare dopo questi ragazzi che sono stati fantastici, veramente bravissimi. Io sono Carolina Vergerio e sono stata invitata dal professor Ciani per raccontarvi dell'esperienza che abbiamo fatto quest'anno io e la collega Cristiana Cau alla scuola media Sandro Pertini di Vercelli. Ho intitolato la mia relazione Valutare senza numeri. In realtà nella relazione troverete moltissimi numeri che servono a tanto, ma non a dare un giudizio sui nostri ragazzi. Allora, abbiamo sperimentato la valutazione senza voto numerico in una classe prima media, nello specifico la classe prima C1. È una classe molto numerosa perché è costituita da ben 28 ragazzi, 17 sono i maschi, 11 sono le femmine, noi insegnanti siamo due e le materie su cui abbiamo lavorato sono state italiano e scienze. Allora, i motivi per cui abbiamo fatto questa scelta, oltre al coraggio che ci ha dato Ferdinando dopo essere venuto a parlare nella nostra scuola, sono un po' quelli che ci siamo già detti, di cui avete già parlato in molte relazioni, quindi cercherò di andare abbastanza veloce. Allora, in primo luogo riteniamo che valutare senza un numero, quindi senza il voto numerico, favorisca la definizione della complessità dell'essere umano. Non siamo in un momento storico in cui è facile definire chiaramente con un unico elemento qualcosa di complesso, forse non lo è mai stato, ma adesso ancora di più, come un essere umano in crescita e nello stesso tempo anche le sue dinamiche di apprendimento che non sono univoche. La seconda motivazione è che riteniamo che mantenga l'attenzione sul processo, cioè sul lavoro che viene fatto, e non sul risultato finale, che in questo momento, con questa strategia, diventa secondario. In terzo luogo, riteniamo che alimenti il desiderio di imparare e di migliorarsi, questo l'abbiamo detto tutti, non studio per ottenere un numero e quindi poi un premio, oppure non ottengo il numero che voglio e quindi... questo poi succede spessissimo nella scuola media, la mamma mi toglie il videogioco, ma studio, mi impegno, perché in qualche modo mi interessa, capisco l'importanza di quello che sto facendo, anche quando mi annoio, perché non è detto che ci si diverta sempre, soprattutto alla scuola media, non so, magari alla primaria è più facile, da noi ci sono anche dei momenti in cui non è così piacevole lavorare. Il quarto elemento è che riteniamo che valutare senza un numero promuova le competenze di tutti, anche di quelli che, l'abbiamo visto, possono avere qualche difficoltà strettamente scolastica, ma che hanno sicuramente qualche altra competenza e qualche altra capacità. Ultimo, che è quello su cui noi abbiamo concentrato in modo particolare la nostra attenzione, è che la valutazione dialogica, come l'ha chiamata Ferdinando, invita alla collaborazione, dovrebbe invitare alla collaborazione, alla comprensione delle difficoltà dell'altro e all'aiuto reciproco. Allora, nella presentazione che ho pensato, ho voluto unire la parte più pratica del nostro lavoro, quindi di tutto questo anno di sperimentazione, ad alcune riflessioni che abbiamo fatto sia in itinere, sia al termine del progetto, quindi a scuola finita a giugno. Abbiamo iniziato nel mese di ottobre, proprio dopo aver parlato con Ferdinando, che è venuto a Vercelli a parlare, invitato dall'Associazione Genitori della nostra scuola. E con un po' il suo incoraggiamento siamo partiti facendo una proposta alla classe. Abbiamo chiesto loro di completare, cioè di riflettere sul loro rapporto con il voto numerico e di completare queste frasi. Rispetto ai voti, io penso che, la mia famiglia pensa che, i miei compagni pensano che e i professori pensano che. In questo modo sono stati invitati a ragionare sul loro rapporto personale ed emotivo nei confronti dei voti, ma anche di come il voto possa essere pesante nelle loro relazioni sociali, sia con la famiglia, sia con la scuola. Poi magari domani possiamo parlare di quello che è uscito, perché sono uscite cose interessanti, anche se in realtà poi molto banali. Quello che vi aspettate è stato, cioè il voto mi caratterizza come essere umano e non semplicemente come studente. Al termine di questa riflessione abbiamo lasciato qualche giorno ai ragazzi per decidere cosa fare e nuovo incontro, 22 ragazzi e ragazze avevano scelto la comunicazione, quindi non più il voto numerico, mentre 6 ragazzi hanno scelto di mantenere il voto tradizionale.
Soltanto il mese successivo abbiamo coinvolto le famiglie. Abbiamo cercato di tenerle il più possibile fuori dalle scelte, cioè dare alle famiglie il risultato finale delle decisioni dei loro figli. Quindi nel mese di novembre, durante l'assemblea dei genitori, quella che di solito si fa per l'elezione dei rappresentanti, abbiamo relazionato ai genitori la proposta e abbiamo comunicato le scelte dei figli. Devo dire che abbiamo avuto la massima collaborazione da parte delle famiglie in un rapporto di fiducia, e su questo Ferdinando mi ha invitato un po' a ragionare e credo di aver trovato un po' la motivazione. La fiducia in realtà nasceva già da prima, perché tutti i ragazzi della classe su cui noi abbiamo fatto la sperimentazione avevano già scelto in sede di iscrizione di avere me e la collega Cristiana come insegnanti, quindi in qualche modo la loro scelta era già stata fatta prima e si erano già fidati di un progetto educativo e didattico molto preciso che noi avevamo fatto, e quindi questa è stata soltanto una conferma della fiducia delle famiglie nei nostri confronti, che è stata ovviamente molto utile per proseguire il lavoro. Quindi per tutto il primo quadrimestre i 22 ragazzi che avevano scelto la comunicazione scritta e non il voto numerico si sono trovati una lettera, come un po' vi ha raccontato Ferdinando e anche i signori di Brescia, in cui noi abbiamo riportato punti di forza e punti di debolezza del percorso di apprendimento, consigli sul metodo di studio e soprattutto, cosa a cui noi teniamo molto, delle rassicurazioni rispetto alle competenze, anche laddove il risultato magari non era stato del tutto positivo. Quando non lo è stato, i ragazzi hanno riprovato. E in questo senso interessante è stato alla lunga anche il cambio di lessico. Non si parlava più di verifica, ma si parlava di prova. E quindi non di voto ma di comunicazione, non di errore ma di tentativo. Va bene, questa non è andata bene, talvolta non è andata bene perché non mi sono impegnato abbastanza, e questo eventualmente viene sottolineato, ma c'è sempre la possibilità di recuperare quello che non è stato fatto bene. In questa però prima fase del lavoro i ragazzi hanno mostrato ancora il bisogno di associare il voto numerico alla comunicazione, cosa che in effetti hanno potuto fare perché nel primo quadrimestre si sono trovati i voti sul registro elettronico e molto sinceramente ci hanno detto che i genitori glieli hanno fatti vedere, benché ovviamente noi nella riunione precedente avevamo detto di non farlo, ma è assolutamente umano che questo accada. E in questa fase non era neanche un problema, c'era comunque ancora una fase di transizione. Nel mese di febbraio, al termine del primo quadrimestre, abbiamo fatto un secondo incontro per valutare insieme come era andata la sperimentazione in questo primo momento. E, i ragazzi hanno avuto modo di esprimersi, ma noi abbiamo voluto fare una proposta decisamente più, come dire, definitiva, no? Allora, per rendere veramente significativa questa esperienza, la nostra proposta è: noi non vi mettiamo più neanche i voti sul registro elettronico, quindi non vi troverete nessun voto per tutto il secondo quadrimestre. E c'è stato un momento di destabilizzazione, si sono un pochino spaventati sul momento, però abbiamo avuto modo di parlare e abbiamo lasciato questa volta una settimana di tempo per pensarci. Al termine del periodo di riflessione, 21 ragazzi hanno scelto la comunicazione e 7 hanno scelto il voto numerico, con alcuni spostamenti da un gruppo all'altro. Questo per noi è stato un elemento molto molto positivo, perché ci ha dato la misura del senso di libertà che hanno provato e in qualche modo della libertà che noi abbiamo lasciato di decidere eventualmente di modificare la propria scelta, anche in senso opposto. Ci sono stati 2 ragazzi che dalla comunicazione hanno deciso di passare al voto numerico, non sentendosi giudicati neanche in questa scelta, perché in fondo noi abbiamo pensato che il valore aggiunto di questo lavoro è aiutare i ragazzi a prendere delle decisioni e a valutare che nessuna decisione è mortale, cioè finale, decisiva, soprattutto a questa età, che si può tornare indietro, che si può ripensare, che si può ragionare e si è liberi di farlo. L'altra parola chiave di questo momento è stato sostegno, perché ovviamente
abbiamo potuto non mettere nessun voto. La dirigente scolastica ci ha sostenuto in questo senso e abbiamo potuto, probabilmente l'avremmo fatto lo stesso, anche se ci avessero detto di no, però avere il sostegno del dirigente era un elemento importante. Anche in questo caso i genitori sono stati avvisati da noi il mese successivo, quindi abbiamo lasciato di nuovo del tempo, ma questa volta non con un'assemblea istituzionale della scuola, ma con un incontro appositamente organizzato per parlare di questo lavoro. Questa seconda riunione ha visto la presenza di 21 famiglie su 28, che è un numero molto elevato per la nostra scuola, perché tenete conto che nel primo incontro c'erano state 8 famiglie su 28, in quello diciamo formale della scuola. È stato per noi un dato decisamente interessante, anche perché sono venuti, hanno portato il loro contributo anche i genitori dei ragazzi che avevano scelto il voto numerico. Tranquillamente ci siamo confrontati non tanto sui loro figli come studenti, come performer del voto, di quanto bravi erano, no? Senza registro davanti, ma sulla loro umanità, sulla loro crescita, sulla loro possibilità di sbagliare, sulle loro possibilità di crisi, di stanchezza, piuttosto che invece di entusiasmo e di gioia. Allora, per tutto il secondo quadrimestre, dunque, i ragazzi che avevano scelto la comunicazione scritta non hanno visto niente, non hanno visto nessun voto, perché i voti non sono stati scritti, cioè né loro né tantomeno i genitori. Nessun genitore è venuto a chiederci: ah, ma ho letto la comunicazione, a quale voto corrisponde? Nessuno ce l'ha chiesto. Purtroppo, però, dico purtroppo, ma penso che sia la normalità della scuola, in questa seconda parte del quadrimestre si sono verificati dei conflitti, soprattutto nella parte femminile della classe, abbastanza pesanti, con episodi di prepotenza che sono stati affrontati. Quindi un po' l'attenzione che noi avevamo messo sul discorso valutazione abbiamo dovuto spostarlo per ragionare, per riflettere, per cercare di risolvere questi episodi di conflittualità che hanno pesato in modo abbastanza forte sul clima della classe. Anche in questo caso abbiamo pensato che l'emergenza dell'umanità dei ragazzi di quel momento fosse comunque più importante. In quel momento avevano bisogno di capire perché succedevano questi litigi, perché alcune ragazze erano particolarmente aggressive nei confronti di altre, e quindi il discorso di riflessione finale si è un po' perso con i ragazzi. Speriamo di recuperarlo adesso a settembre. In conclusione, a giugno i ragazzi hanno trovato un unico voto che corrispondeva al voto che avrebbero poi trovato in pagella. Cioè non abbiamo riscritto tutti i voti delle prove precedenti, abbiamo scritto soltanto il voto della pagella. Al termine dell'anno, quindi a giugno, a esami finiti anche, perché poi l'anno finisce alla fine di giugno, insieme alla collega in realtà ci siamo fatti una serie di domande, non abbiamo trovato delle risposte, ma ci siamo soltanto domandati un po' di cose che ora giro a voi e magari possiamo, se vi sembrano domande interessanti, possiamo parlarne domani. Allora, la prima domanda che ci siamo posti è: con quali criteri scegliere la classe a cui proporre questo esperimento? Noi abbiamo fatto una scelta che diciamo a posteriori non è stata corretta, vale a dire abbiamo scelto una classe che ci sembrava molto tranquilla. Come sono carini questi, sono tranquilli, stanno al loro posto, non abbiamo da spendere del tempo per gestire la disciplina, possiamo spendere del tempo per valutare la sperimentazione. In realtà non è detto che questo sia, anzi, per noi non è stato un criterio corretto, e ci siamo allora chieste: ma questa proposta vale per tutti? Cioè è universale? Tutte le classi, tutti i bambini hanno gli stessi bisogni? Oppure dobbiamo porci di più in ascolto dei bisogni della classe? E magari la classe quell'anno ci dice che no, loro i voti magari li vogliono o ne hanno bisogno. La seconda domanda è: si può oltrepassare la linea di confine? Cosa significa? Significa che in ogni caso nella nostra testa di insegnanti i voti sono rimasti. I ragazzi non li sanno, ma noi sì.
E lo possiamo evitare questa cosa in qualche modo? Abbiamo provato delle strategie per dire, beh, non ci penso, a quelli a cui do la comunicazione non voglio mettere il voto corrispondente, però con 7 ragazzi che vogliono il voto, io la griglia la faccio, la devo fare per forza. E quindi poi in qualche modo mi incastro anche con gli altri. Certo, se, dovendo mettere il voto alla fine, io per forza in qualche modo devo mettere un voto minimamente oggettivo. Se questo sistema fosse strutturale, non avrei più questo problema, naturalmente. E l'ultima domanda che ci siamo posti è se 2 materie su 12 e 9 ore su 31 non siano troppo poche per rendere questa esperienza significativa. E perché lo sia, quante ore ci devono essere? È positivo comunque che i ragazzi sperimentino qualcosa di nuovo oppure li destabilizza, perché entro in classe io si devono comportare in un modo, entra in classe la collega di scienze, ok, è uguale, entra quella di matematica, oddio mio, adesso cosa faccio con questa qui che è diversa da quella di prima? Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi, se me lo permettete, invece un po' più un discorso personale che ha coinvolto la mia sfera emotiva e la mia sfera cognitiva. Dal punto di vista cognitivo penso che sia stata fatta una buona esperienza, sia per noi che per i ragazzi e che per le famiglie. In qualche modo ci siamo messi di fronte a qualcosa di nuovo su cui ragionare. Dal punto di vista invece emotivo ho dovuto fare i conti con delle aspettative che sono state in parte disattese. Ovviamente eravamo partite con delle idee fantastiche del tipo risponderanno tutti stupendamente alle nostre proposte, saranno emotivamente coinvolti e sarà tutto perfetto. Cosa che ovviamente non è, perché la realtà è diversa. E poi abbiamo un po' considerato la classe come un piccolo nostro esperimento scientifico. Noi eravamo fuori, osservavamo, recuperavamo i dati, avevamo tutto sotto controllo, il nostro calendario, facciamo l'incontro, facciamo i genitori e tutto funzionava. Però questo ci ha messo in distanza, a distanza emotiva con i ragazzi. Cioè li abbiamo ascoltati poco, perché eravamo troppo concentrati sulla buona riuscita del progetto. Questo ovviamente è una valutazione personale. La nostra idea è quella naturalmente di riproporre a questa stessa classe la sperimentazione ed eventualmente di ampliarla anche ad altre classi nostre. Sarebbe fantastico ampliarla anche ovviamente ad altre classi della scuola, che è tra l'altro la nostra un istituto comprensivo. Abbiamo dei colleghi della primaria che fanno una cosa simile. Nella certezza però che quello che conta, come dicevano i ragazzi, al di là del voto e della valutazione, in qualsiasi modo venga data, è la relazione che si crea più di qualsiasi altra cosa. E per noi, per come noi, io e la collega, viviamo l'insegnamento, dare o non dare il voto forse più o meno è uguale. Cioè, no, i ragazzi percepiscono che per noi non è importante e non danno peso ai nostri voti. Certo, se, come dicevo prima, questo diventa la forma di tutti, allora sì che le cose potrebbero veramente cambiare, perché a quel punto il docente che vede l'alunno soltanto come quello che deve prendere il voto, forse sarebbe obbligato a vederlo da un punto di vista diverso e tutto quanto si cambierebbe forse più velocemente. Grazie. Allora, grazie per la relazione, che anche perché avete condiviso anche alcune criticità che avete trovato, che è una cosa sempre molto utile.